Le note scandite dal gruppo dei musici di Arezzo, accompagnate dal saluto degli sbandieratori della giostra del Saracino, hanno dato il via all'edizione 2022 dell'Ardita, la ciclo storica, che è tornata a colorare Arezzo e i suoi dintorni. Partenza da Piazza Grande, poi via per le strade del centro storico e lungo alcuni dei luoghi più affascinanti della provincia di Arezzo, scegliendo i tre percorsi messi a disposizione dall'organizzazione, il più duro indubbiamente la cronoscalata dell'Alpe di Poti. 300 gli appassionati di bici vintage che hanno partecipato a questa sesta edizione. Ieri Massimiliano Refi assieme a Baloa Pratesi hanno ribadito che questa è una vera realtà come patrimonio per la città di Arezzo, ma soprattutto anche come fattore attrattivo per il turismo. Tanti appassionati, tanti cicloturisti, una manifestazione fantastica anche baciata dal Signore vista la giornata di sole. Tanti partecipanti anche da fuori Arezzo, le presenze turistiche in città questo weekend sono maggiori del weekend scorso proprio grazie agli eventi sportivi, l'Ardita e il Trofeo Guidelli che sono in città in questo weekend, quindi soddisfazione immensa, il Comune ha sostenuto entrambi gli eventi e quindi questa è la strada giusta da seguire, eventi organizzati bene, sostegno dell'amministrazione, turismo sportivo e quindi benefici per la città. Ardita è madrina tutta la vita, sta anche in rima, vero? Nell'86 ho vinto la prima tappa a Gatteo a Mare, l'ho indossata per un giorno, poi io essendo velocista nella prima salita l'ho persa e l'ha vinta la Maria Canins. Senta, com'è stata questa mattina? Bellissimo, avevamo paura per il brutto tempo, ma io che mi chiamo Mosole di cognome, quindi dico sempre che il sole lo porto nel cuore e sono sempre di buon auspicio che c'è sempre bel tempo quando ci sono. 50 chilometri, diciamo, di quasi fatica, però c'erano tante tappe, è stato veramente un divertimento assoluto, una giornata, diciamo, divertente con tante persone che hanno partecipato, quindi è stata seguita e ricordiamo quanto è importante anche per far conoscere la nostra città sotto questo punto di vista. Quindi abbiamo faticato e ci siamo divertiti.